Senti, Alfred, secondo te quali sono questi fattori determinanti per diventare un DJ producer di successo? Bro, innanzitutto la determinazione, la passione, sicuramente Nello, come ha detto lui, vede, non ha mai mollato perché La comunque volontà, ragazzi, la volontà. la passione è determinata, anche, ti fa venire anche la volontà di fare sempre, di stare lì a fare sempre e non mollare mai. Io all'inizio ho provato con le produzioni 8 anni fa. Nello lo conoscevo proprio quando faceva Tech House, Tech House con Tony, bella roba, bella Tech House. Ho iniziato, però vedevo che da solo non riuscivo, quindi ho detto vabbè, vedevo un paio di tutorial di qua, tutti in inglese. Io con l'inglese non è che lo masticavo benissimo, non è tutto, non lo mastico benissimo, però ho detto vado a farmi un corso, sono andato da Franco Cleopatra a farmi un E corso. quindi vedi, ritorniamo Ero a quel deciso, discorso esatto, di prima. nel mettermi lì a fare e sono stato i primi anni veramente chiuso 15-16 ore. Io adesso ho gli occhiali perché io lavorando solo col PC piccolo mi sono rovinato la vista. Non ci vedo più praticamente. Anche Ollen, quanti si Mi sono sono rovinati rovinato la la vita? vista. Guarda qua, ho dovuto comprare quel più grande che c'era dell'Apple, se no non. Anche io ho preso il più grande che c'era perché ho detto basta, cioè non se ne può più. Non ci vedevo più praticamente. Allora, per fare un po' quindi un riassunto di quello che abbiamo detto, no? Sicuramente investire tanto tempo nella produzione musicale e creare la propria musica. Sicuramente esporsi in prima persona e metterci tutto l'impegno possibile. Sicuramente la forza di volontà, la costanza e la determinazione. Un'ultima cosa, prima, appunto per rispondere al ragazzo che prima ha fatto la domanda, perché poi comunque non ho chiuso il discorso. La cosa poi alla fine è semplice. Ogni volta, qualsiasi di noi che comunque facciamo musica, ti trovi in un mood cattivo, triste, arrabbiato, che magari stai lì per lì, che non sai come resistere o vorresti mollare. Se tu inizi ad ascoltare musica che ti piace, o apri un progetto di Ableton e inizi a fare un progetto nuovo, che effetto ti fa? Ti porta il buon umore e ti fa venire di nuovo la voglia. Ragazzi, quella è la chiave. Bravo. La passione, come diceva pure prima, cioè, quella è la cosa. Sta nervoso, come vedi, come inizia a fare musica, ti passa, allora è quello che c'è. Perché non è giusto nemmeno arrivare a un punto dove stiamo arrivando chi più e chi meno di noi e iniziare a svendersi, a dire piuttosto che suonare, voglio andare a svendermi, a suonare di qua, di là. No, uno deve andare dritto per la sua strada, poi se i successi arriveranno, è tutto riguadagnato. Io sono convinto e voglio continuare così ancora più forte di come lo ero convinto prima. Allora, c'è Giovanni Carozza che vorrei salutare. Ciao Giovanni. La prossima volta ti invitiamo anche a te, preparati. E allora, visto che è strettamente collegato a questo discorso, come fare a trovare il proprio suono? Alla fine io vi seguo parecchio a tutti voi quattro come produttori e mi sembra che ognuno di voi quattro sia riuscito ad arrivare a questo. Perché io se sento un disco di Mada riconosco che l'ha fatto Mada, se sento un disco di Alfre riconosco che l'ha fatto Alfre. David, anche tu mi sembra che c'hai proprio un tuo suono da tutte le tracce che ho sentito tu, eccetera. Cioè risento delle somiglianze, no? Delle caratteristiche che comunque riproponi spesso. Forse quello che è un po' più vario è proprio Nello, però comunque in varie cose che mi hai mandato, anche in generi musicali differenti, si sente Si il sente tocco tuo, l'impronta. si sente l'impronta tua. Allora, ecco, come arrivare a questo secondo voi? Mada, come ci sei arrivato tu? Ci arrivi col tempo perché ti dico, allora io sono partito, come diceva Nello prima, andando negli studi di gente che faceva sto mestiere e a cercare di capire quello che facevano. Quando comunque lavoravo al Mazum, facevo il PR al Mazum, oppure lavoravo, suonavo agli after, il sabato pomeriggio andavo in studio al Mazum, che lì passavano tutti i DJ, che poi la sera facevano serata, da Dennis Ferrer, tutta quella genere, vedere come lavoravano loro. Però la cosa bella o brutta è che tu all'inizio, tra virgolette, non è che capisci granché come usa il compressore, come stende una traccia, i quattro quarti.
e ci vuole del tempo. Per trovare il suono, anche ci vuole del tempo e devi andare, devi cercare un compromesso tra quello che ti piace come suono a quello che può piacere con chi ti devi andare a confrontare. Certo, se io devo fare un disco per Snatch, non è che posso mettere un kick duro, stile... È una via di mezzo, è un compromesso. Certo che però se tu comunque parti dal tuo suono che piace, già sai dove puoi andare a parare, già sai dove puoi andare a sviluppare l'idea. Quindi è un compromesso da fare tra quello che ti piace e quello a cui vuoi arrivare, secondo me. Nello, sei d'accordo con questo? Sì, ragazzi, la prima cosa sicuramente ci vuole tanto, tanto tempo ed esperienza, perché qui torniamo al discorso di sperimentare. Allora, fare musica in studio, per chi come noi impara da solo, è una questione pure di esercizio. È così, è quando tu magari tu puoi avere anche il talento, ma quel talento è un diamante grezzo, va affinato, e quello lo puoi fare solo col tempo, esercitandoti, sperimentando. Cioè, io ti dico che tutt'oggi, che lo faccio ormai, sono tipo 12-13 anni, cioè io la mattina alle 9 metto in studio, stacco alle 9 di sera, faccio 12 ore tutti i giorni, quasi. Cioè, capito? Cioè, la gente poi ti dice, tu sei pazzo. Ragazzi, è così. Tu più fai, più c'è sempre l'orecchio allenato. Chiaramente devi pure sapere ottimizzare la cosa, che ogni tanto devi riposare l'orecchio, la mente, queste cose qua. Questo lasciamolo per dopo, che è la prossima... Però capito, cioè, che voglio dire, è una questione pure tipo di allenamento, di esercizio. Devi stare là tutti i giorni a sperimentare. Tu più fai cose, più fai errori, più puoi capire. Io tante cose ci sono arrivato sbagliando da solo, capendo da solo quella cosa, che cioè a cosa serviva. Se io oggi ho acquisito pure una velocità nel saper fare le cose, perché mi sono creato i miei gruppi di lavoro e studio, bravo, ho trovato le basi che diciamo che ho gettato all'inizio, le ho affinate e ho creato il mio percorso lavorativo. Cioè, secondo me funziona così. Devi cercare di creare, diciamo, la tua gravità intorno a quello che fai. Perché, perché tu puoi sperimentare quando vuoi, secondo me, però se tu ti sei creato un'idea di stesura come vuoi la tua traccia, cioè puoi cambiare i suoni, puoi sperimentare su un suono, puoi sperimentare su una pausa, puoi sperimentare, però comunque la stesura che tu ti sei creata per il tuo tipo di traccia, te la porti sempre dietro quella là. E là sì. Però là ci vuole esperienza, perché sono arrivato... Però aspetta un attimo, ti interrompo un attimo una cosa. Io all'inizio ti dico come a me mi è cambiata durante gli anni, perché poi... Sì, 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 anni si fa, io certo. All'inizio, quando facevo appunto Tech House, io ormai avevo tipo diciamo un percorso schematico lavorativo delle cose che facevo, quindi non volendo mi uscivano più o meno sempre le stesse stesure, lo stesso modo di come entravano e uscivano i suoni. Poi nel corso del tempo ho saputo modificare anche questa cosa, e ora se mi metto ti posso fare delle strutture diverse, con delle pause diverse, con la pausa, con il drop più grande, cioè capi? Queste cose... Sì, ma quello là assolutamente, tempo. Quello là, non volevo dire quello là assolutamente... Però tu comunque già sai che il kick deve suonare in quel modo là, in quel tipo di traccia. Il bass diventa, per dirti, la mia traccia, non ascolterà mai una traccia che parte col bass. Il mio stile è che parte cassa filtrata, bass. E poi può essere un bass suonato, un bass, un sub bass, quello che sia, però la mia traccia parte con kick, filtrata, basso. Perché è una cosa che ho scelto io di fare così. Ci sono dei punti di riferimento, ci sono delle tecniche, piuttosto che dei certi suoni, piuttosto che certe operazioni che tu riproponi in tutte le tracce, perché rappresenta... Perché il mio stile è quello che piace a me, il mio stile è quello che mi sono creato.